Ecco, Chip Sheet! Siamo arrivati a Roma! Adesso dobbiamo trovare il circo! Ragazzino, spostati! Non vedi che sei in mezzo al passaggio? Qui in Roma! La banda dei borseggiatori colpisce ancora! Turisti rapinati in mezzo alla strada! Quante sono? Attenzione, signorine! Hai visto? Se fossimo restati con quella vecchia strega, ora sarei come loro! Signora, per favore! Signora! Cosa? Non so, sorda! E allora, hai perso la lingua? Ma che te credi, che non c'ho altro da fa'? Scusi, signora, io sto cercando il circo Panagulis. Sa dove posso trovarlo? Ah, ma allora non hai capito niente, eh? Avanti il prossimo! Se cerchi un circo, generalmente i circhi si fermano a Piazzale Clodio. Con la metropolitana non è molto lontano. C'è una cartina laggiù, lo troverai senz'altro. Il prossimo! Devo prendere la metropolitana! Bene, dobbiamo andarci. Scusi, cerco la pianta della metropolitana, sa dove si trova? Hai gli occhi in tasca, ragazzino? Eccola! Non sai leggere, vero? E dove devi andare? Piazzale Clodio, sto cercando il mio circo, il circo Panagulis. Di' un po', ragazzino, quanti anni hai e dove sono i tuoi genitori? Ah, ragazzi, ma io ti ho insegnato l'educazione a te, Sai, Pshit, mi piacerebbe tanto essere al circo. Non so come fare. Tutto bene? Ti sei perso? Penso di sì. Mi chiamo Roberto, e tu? Io mi chiamo Giorgio. Ultime notizie. Posso aiutarti, Giorgio? Sto cercando il circo Panagulis. Panagulis, che cos'è? È il mio circo, dovrebbe esibirsi a Roma. Ultime notizie! Qui in Roma, tutto sulla storia delle banconote false! Ehi, fammi vedere. Tieni. Ehi, non sono la biblioteca comunale. Se vuoi saperne di più sulla storia delle banconote false, è con me che devi parlare. So dove si trova il tuo circo. Devi prendere la metropolitana direzione... Ho capito, la metropolitana non è il tuo forte. Forza, ragazzino, non fare quella faccia. Ti accompagno io. Vieni, andiamo a prendere il mio cavallo. Cosa? Hai un cavallo? È lui, si chiama Paolo. Hai dato un nome al tuo scooter? Eh sì, così va meglio. La mattina, quando non vuole mettersi in moto, gli dico: Paolo, muoviti, e lui lo fa. Paolo?
facendo? Stai facendo tossire Giorgio. Forza, sali dietro. Volta che vieni a Roma. Ah, scemo, che te sei imbriacato? Ma vattene a casa. Ti piace lo spettacolo? Wow, è meraviglioso! A che ora è lo spettacolo del circo Panagoulis? Se tu vedi un circo, allora devo cambiare occhiali. Non hai visto il cartellone là? Annullato. Lo spettacolo è stato annullato. Non è possibile. Lei sa quando arriverà il circo? Come vuoi che lo sappia? Ce ne sarà un altro. Ad ogni modo, uno vale l'altro, se vuoi sapere il mio parere. Ma al municipio forse ne sanno di più. Bisogna rivolgersi a loro. E dopo la gente va a mettere il sedere là dove tu hai messo i piedi. Vergognati! Può anche darsi che ho i piedi più puliti del tuo sedere. C'è qualcosa che non va, ragazzino? No, va tutto bene. Ehi, non raccontare frottole. Non sono scemo io, lo capisco quando qualcuno non sta bene. Conosci qualcuno a Roma? Non mi vuoi dire niente? Hai perso qualcosa o qualcuno, è così? Ho perso mia mamma, i miei amici. E anche la mia amica Gala. Non sono tenuta a risponderti. Se vuoi sapere se abbiamo qui una pantera, devi rivolgerti alla polizia. E sappi che noi siamo specializzati in gatti, cani e conigli, ma non in pantere. E ora ti prego di andartene. Ma... Non ci sono ma. La porta è là. Buona giornata. Non preoccuparti, piccola mia, non ti farà male, non sentirai assolutamente niente, resta calma. E poi hai già creato abbastanza problemi, è ora di mettere fine alle tue passeggiate. Là dove ti sto per spedire starai sicuramente meglio che in gabbia. E chi ha ruggito? Uno dei suoi conigli, forse? Non hai il diritto, chiamo la polizia! No! Oh? Chi ti ha dato il diritto di entrare? E a lei chi le ha dato il diritto di poter uccidere questa pantera? Ha messo in pericolo la vita di troppe persone! Lei non lo può fare! È la pantera di un'amica, non farebbe male a una mosca! Ho promesso di badare a lei! Ma che storia commovente! Ma io ho degli ordini da eseguire e non sarà un moccioso come te a impedirmi di fare il mio lavoro! Forse non questo moccioso, ma Macaroni sicuramente sì! Ma mi lasci, mi sta facendo male! Ma che volete? Chi siete? Gala, siamo qui e non devi preoccuparti. Adesso ti facciamo uscire. Non so chi tu sia, ragazzo, ma a nome del mio circo ti ringrazio tanto perché se tu non avessi cercato di fermare questo mostro saremmo arrivati tardi. Mi chiamo Giorgio. E lei è Nikos, vero? Stellina mi ha parlato molto di lei. Aspettami qui, ci metto un attimo. Ah!
così! Ma non sono capace! Ma sì, forza, dai gas! Freno io. Grazie. Sei una ragazza. Una ragazza? Non ci posso credere. Non volevo prenderti in giro. Hai il diritto di essere una ragazza. E in più sei anche riuscita a domare il mio puro sangue. Sapevo che era un uomo ragionevole. E non dimentichi, non una parola alla polizia. Noi portiamo Gala in uno zoo, ma lei non sentirà mai più parlare di noi. Siamo intesi? Altrimenti il nostro amico Macaroni tornerà con piacere a farle visita. Tanto per farle passare il gusto delle punture. Così Stellina è partita per Roma? Sì, è partita ieri. Pensava che foste già lì. Così doveva essere. Ma siamo stati obbligati ad annullare lo spettacolo per venire qui a recuperare Gala. Stava bene, almeno. Sì, ma le mancate tanto. Anche a noi è mancata tanto. Grazie, Giorgio, per tutto quello che hai fatto per aiutarla. Ora dobbiamo andare. Abbiamo perso fin troppo tempo. Ci starà aspettando. Arrivederci, mio caro ragazzo. Arrivederci, Nikos. Arrivederci, Macaroni. Abbracciatela da parte mia. E soprattutto, non lasciate che finisca in orfanotrofio. Addio, Gala! Piace? Sì, è molto buono. Puoi riaccompagnarmi alla stazione? Dormirò su una panchina e domani cercherò di ritrovare il mio circo. E così ti farai beccare dalla polizia questa notte. Ma se è quello che vuoi, puoi star sicura che finirai direttamente all'orfanotrofio. Ma non mi avevi detto che non volevi andarci? Sì. E se il tuo circo domani non è arrivato, che cosa farai? Non lo so. Io un'idea ce l'avrei. Ti porto dai miei amici. Ci sono un sacco di altri bambini. Sono molto gentili. Nel nostro palazzo. Vieni. Entra, non aver paura. Sei nuova? Sembrerebbe. Buonasera, piccola. Buonasera, signore. Non chiamarmi signore, qui tutti mi chiamano Tony. E tu come ti chiami?
Io Stellina. Che bel nome. Benvenuta tra noi, Stellina. Non restate lì impalati. Forza, andate a prendere da mangiare. Ehi, Ymir, non hai mai visto una ragazza così bella? Io vado, ciao piccola. Tony, puoi venire un attimo? Aspetta, ma mi prendi in giro? Per una ragazza, lo sai anche tu che si fanno notare meno. Sono troppo buono. Mi fai commuovere. Alla prossima, Tony. Ciao. Ci vediamo. Qui sarai al sicuro, Stellina. La polizia non verrà a cercarti e tu non finirai in orfanotrofio. Avrai vitto e alloggio, ma ovviamente in cambio dovrai lavorare. Sì, e che genere di lavoro? Te lo spiegheremo. Nel frattempo mangia e riposati. Ehi, spaghetti! Sicuramente qualcuno starà morendo di fame. Forza, Pshit, non fare il timido. Ma chi è? È il mio furetto. Oh. Ma non c'è salsa in questi spaghetti? È una vergogna! Ciao, io sono Luca. Curo la cucina in questo albergo. Sono il padrone, eh? Vai a prendermi del parmigiano e della salsa di pomodoro. Sei tutta pelle e ossa. Guarda che è meglio così, per scomparire tra la folla. Allora, dimmi un po', Pshit. Che idea ti sei fatto? Neanch'io lo so, ma comunque era buona la pasta. Ad ogni modo, domani ritroviamo il circo, così dormirò nel mio letto. Colazione, riunione di lavoro. Sbrigati, o non troverai nulla da mangiare. Non mi piace. Oggi deve essere una giornata molto produttiva. Ymir, mostra alla nostra nuova amica quello che sai fare. Immagina che Luca sia un passante. Ai! Scusi, signore. Bravo, Ymir. Non fa niente, va. Bravo. Bravo, Ymir. Non mi sono accorto di niente. Diventa sempre più bravo il nostro Ymir. Bravo. Fate teatro? Ah, teatro, è proprio così. E siamo persino delle star. Siamo la banda dei borseggiatori. Colosseo, Stellina, Ymir, ci siamo, è vostro. Ragazzina, se fai quello che ti dice Ymir, andrà tutto bene, ok? Qui. Sì, pare anche che dessero degli uomini in pasto ai leoni. In un circo? Ma al circo non si danno uomini in pasto ai leoni. Tu non esci molto spesso di casa. Beh, adesso che abbiamo finito la visita dobbiamo metterci al lavoro. Andiamo. Se non lo facciamo, Tony e Luca ci sistemano per le feste. I turisti americani hanno sempre le tasche piene.
Non mi interessa. Io non voglio rubare. Ma te pensi che da Tony e Luca sia un albergo? Quando si torna senza niente, non te la fanno passare liscia di certo. Io non tornerò. E dove andrei a dormire allora? Per strada? La notte i poliziotti fanno la ronda. Ti assicuro che ti porteranno via e ti manderanno in un orfanotrofio. Ma se è quello che vuoi. Io ci sono stato in orfanotrofio una volta. Non avevamo il diritto di parlare. Quando ci punivano ci chiudevano in uno stanzino buio. Certo, potevamo piangere, ma se ne infischiavano di tutti noi. Non avevi paura? Sì, ma adesso non ho più paura di niente. Io non voglio essere rinchiuso. Allora, devi fare tutto quello che dicono Tony e Luca. Vedrai, non è così difficile. Io di certo non ci voglio tornare in orfanotrofio. E tu non hai genitori? Non li conosco, ma ho un nonno, è un gitano. Credo che viva in Austria, viaggia, è sempre in giro. Nemmeno io so dove si trova la mia famiglia. Dovevo incontrarla a Roma, ma non c'è. Norman, sono qui! Vai indietro, indietro, ancora... Indietro! Ancora, ancora, basta! Aiutami, è tutta colpa tua! Tu e le tue maledette rovine! Ma zuccherino mio! Non c'è nessun zuccherino! Che cosa ne pensi di quei due? Sono perfetti! Ma d'ora in poi farei tutto quello che ti dico io.